La prima semifinale di giornata, la Roma batte per 5-2 l'Imolese Kaos, trascinata dalla sua stella Ibra Guati. Doppietta anche quest'oggi per il numero 9, che sale a quota 4 gol nella manifestazione capocannoniere di questa Final Eight. È una Roma che però non parte benissimo all'inizio, crea tantissimo l'Imolese, salvata la Roma da un super Loconte, strepitoso il numero 12, non a caso titolare anche in Serie A2. Queste alcune delle sue parate, con la Roma che in avvio di partita soffre tantissimo. L'Imolese sembra poter passare in vantaggio, costruisce diverse azioni, in questo caso con Forte, ancora Loconte, poi il tiro di Bortoletto, la deviazione di Cantelli. Insiste l'Imolese, che continua a sbattere su un grande portiere, su Loconte, e poi il vantaggio della Roma su palla inattiva con questo mancino terrificante, perfetto, di Bortoletto. 1-0 il vantaggio dei giallorossi, che poi continuano a soffrire, salvati come sempre da un super Loconte che dice di no a tutti i tentativi avversari, fino a quando deve capitolare sulla magia di Micheletto, che finta il sinistro va sul destro e trova con questa conclusione il gol del pareggio. Un pareggio che però dura pochissimo. La Roma infatti, con la sua stella, trova il nuovo vantaggio. Guardate cosa inventa Guati, che sfida tutta la difesa avversaria e poi batte Cantelli, un Cantelli non perfetto, che poi ne combina un'altra. Guardate qui, a 4 secondi dal termine del primo tempo, l'estremo difensore lascia il pallone, ostacolato anche da Akram. Tutto facile per Pirrocco, che trova un gol fondamentale, il 3-1, una mazzata per l'Imolese, che nel secondo tempo ci prova qui con Bueno, poi con Micheletto, sempre Loconte attentissimo. Radesco si gira, non inquadra lo specchio. È una Roma che sa difendere e poi punire, in questo caso Pagno, ma è evidente l'errore di Cantelli in occasione del 4-1, che indirizza in maniera davvero importante il match. L'Imolese non si arrende, prova anche a sprazzi con il portiere di movimento, ma la Roma rimane padrona della partita, rischia solamente in questo caso con il gol di Radesco, il gol del -2, un gol che cambia il punteggio ma non la sostanza del match, con la Roma sempre salvata da Loconte, poi bravissima a ripartire e a incidere nel finale, sempre con lo scatenato Guati, che trova anche il gol del 5-2 sfruttando il portiere di movimento. Ecco l'occasione del gol finale di Guati, che fissa il punteggio del 5-2, quarto gol in due partite per il numero 9 capocannoniere assoluto protagonista di questa Final Eight. Nel finale c'è ancora tempo per vedere un doppio strepitoso intervento di Loconte, successo meritatissimo per la Roma, che batte 5-2 l'Imolese e domani incontrerà in finale la Fenice Venezia Mestre.